E bentornati su Radio QRS, buongiorno in farmacia. Giro d'Italia in farmacia, oggi parleremo della prevenzione delle patologie invernali. Cercheremo di capire, insomma, se già dobbiamo cominciare a preoccuparci delle patologie tipiche del periodo invernale e anche quali sono le piante che ci possono aiutare appunto nella prevenzione. Ne parliamo con la dottoressa Giulia Luglio della farmacia Sorace Maresca di Castelmaggiore, provincia di Bologna. Buongiorno dottoressa, bentornata su Radio QRS. Buongiorno, grazie. Dunque, ma dobbiamo davvero cominciare a preoccuparci per le patologie invernali? Non è troppo presto all'11 settembre? Allora, non preoccupiamoci, però prepariamoci, sì. Via. Perché, beh, in parecchie regioni la scuola è già cominciata e un'altra comincerà a breve, quindi insomma bisogna cominciare a prepararsi, a pensare che questo periodo dell'anno diminuiscono un po' le occasioni di stare all'aperto, abbiamo finito le vacanze, quindi aumentano le ore che noi trascorriamo in luoghi chiusi, i bambini poi stanno appunto tutti insieme nelle loro aule e si viene a contatto con un maggior numero di virus e di batteri naturalmente rispetto alla stagione estiva. E il nostro corpo è un buon terreno di coltura per loro, quindi possono crescere bene. Sì. E noi possiamo usare qualche strategia, qualche rimedio proprio per rendergli questo attecchimento, diciamo, un pochino più difficile. E comunque pensare di avere, non abbiamo una bacchetta magica, ci ammaleremo comunque, però ci siamo preparati, il decorso sarà sicuramente più lieve e ci riprenderemo in un tempo più breve. Chiaro. E quali consigli possiamo dare? Allora, possiamo dare intanto qualche consiglio di igiene, semplicemente. Anche se le giornate rinfrescano, bisogna arieggiare spesso gli ambienti in cui viviamo, proprio per evitare l'accumulo, diciamo, l'aumento della carica batterica e virale. Sì. Possiamo accendere un diffusore di oli essenziali. Gli oli essenziali possono avere un'azione antibatterica, quindi contribuiscono a mantenere l'aria più pulita, più disinfettata, diciamo. Attenzione a come ci vestiamo, è una stagione un po' ballerina, un po' il mattino magari è fresco, poi viene caldo, c'è il sole. Se abbiamo, ci copriamo poco, rischiamo che il freddo riduca l'efficienza del nostro sistema immunitario, ma anche coprirsi troppo, possiamo sudare, poi magari ci si espone una corrente d'aria, in alcuni locali c'è ancora l'aria condizionata, quindi anche questi sbalzi di temperatura naturalmente non ci aiutano. Il vecchio modo di dire, vestiamoci a cipolla in modo da poterci aggiungere o togliere qualche indumento per mantenerci, insomma, una temperatura ottimale. L'altra attenzione che bisogna avere è lavarci con molta cura le mani, lavarcele spesso, perché appunto andando in luoghi pubblici dove passa tanta gente, uno starnutisce, un colpo di tosse, spesso tocca, eccetera. Quindi lavarsi le mani molto spesso è già un ottimo principio per aumentare le nostre difese. Bisogna lavarsene con cura, ho letto proprio da poco che non ci laviamo molto bene i palmi, il dorso delle mani, ma non andiamo a strofinare bene mezzo di dita, per esempio. Quindi bisogna lavarsi le mani come facciamo per i denti, 2 minuti, anche per le mani ci vuole un pochino di tempo, non è una sciacquatina, bisogna insaponarsi bene con cura, anche fra le dita, sciacquarci bene. Poi magari metterci un po' di crema, perché se viene freddo poi la pelle soffrirà naturalmente. Assolutamente. E poi ci sono anche aiuti che possono venire dalle piante, magari appunto per la prevenzione di questo tipo di patologie? Assolutamente sì, ci sono molte piante che possono essere usate sia per la cura delle patologie, diciamo delle primaviere, perché le patologie invernali passano sempre da un raffreddore, quindi parliamo sempre delle primavie. E possono essere usati tranquillamente anche in prevenzione. Penso per esempio all'echinacea. L'echinacea è un ottimo rimedio quando abbiamo raffreddore con molti sternuti. Usare l'echinacea anche 3 volte al giorno ci aiuta a debellarlo in tempi più veloci. Ma noi lo possiamo usare tranquillamente anche in prevenzione. Utilizziamo una fisiologia diversa, perché lo prenderemo per esempio solamente al mattino, lo prenderemo per 20 giorni al mese. Esistono diverse formulazioni, oltretutto perché possiamo usare sia la tintura madre, quindi in gocce, da dividere un pochino d'acqua dopo aver fatto colazione, oppure le capsule con l'estratto secco. Sì. E quindi l'echinacea è un rimedio. Se si usa la tintura madre, naturalmente è riservata agli adulti, comunque ai bambini sotto i 10 anni. Mentre i macerati di seri ci sono
utili anche nei bambini piccoli, che sono quelli sempre più esposti naturalmente, perché devono ancora maturare e formare il loro sistema immunitario. Quindi per esempio il Ridex Nigrum è un acquarato glicerico, è un bel rimedio che può essere usato in prevenzione anche per i bambini sopra i 2 anni. Il macerato glicerico è molto poco alcolico, mm-hmm. e eventualmente si può preparare con un pochino di anticipo in modo che l'alcol evapori dal bicchiere dove lo prepariamo. È un rimedio interessante perché ha un'azione di modulazione del sistema immunitario, oltre ad avere un'azione antinfiammatoria. E si assume nelle prime ore del mattino, quindi entro le 10 del mattino, proprio perché va a sovrapporsi alla produzione di ormoni dal nostro sirene, il nostro sirene ha un suo massimo di attività in questo lasso di tempo, e quindi andiamo a sovrapporre, a potenziare, diciamo, l'azione del nostro organismo assumendo il Ribes in questo orario, quindi sì. Alla fine dopo colazione, che è sempre il modo più semplice. Bisogna cercare anche di semplificarsene, no, le fisiologie, perché abbiamo una vita un po' complicata, quindi colazione, pranzo e cena è una formula comoda, diciamo, mm-hmm. anche per ricordarsi. Sempre per i bambini la rosa canina è tanto ricca di vitamina C, ma non ha solamente la vitamina C, quindi solo l'acido ascorbico, quello che sì. possiamo trovare in qualunque preparato farmaceutico, ma tutto il ciclo complesso. Questo è un discorso che vale un po' per tutte le piante. Stessi principi attivi li possiamo trovare anche isolati, riprodotti in laboratorio, ma tutto quello che estraggo dalla pianta è un complesso che può, alcune di queste sostanze possono non avere un'azione farmacologica vera e propria, ma aiutano a veicolare, ad assorbire, quindi a ottimizzare, diciamo, l'azione del principio attivo vero e proprio. Quindi a me piace sempre di più dare una vitamina C di origine naturale che ha appunto tutto questo plastica rispetto a una vitamina C di prodotto in laboratorio. Chiaro. E poi ovviamente anche gli agrumi, sempre ricchi di vitamina C. Questi... Certo, se parliamo di vitamina C, l'alimentazione ci aiuta tanto, no? D'inverno, spremute, arance, mandarini, i kiwi sono tanto ricchi di vitamina C, quindi anche l'alimentazione naturalmente ci aiuta. Quindi magari anche un risotto alle ortiche, visto che anche le ortiche, se non ricordo male, sono ricche di vitamina C, no? Sì, certo. Anche mi sto sentendo di andarsene a raccogliere le ortiche. Eh sì. Ma no, uno fa una passeggiata. Magari usando i guanti. È preferibile, sicuramente. Eh sì. Poi, dottoressa, ci sono altre piante, insomma, che possono aiutare magari anche i bambini? Sì, a me piace usare la bestectinata per i bambini che hanno frequenti infezioni bronchiali. Abies è un rimedio che va molto bene, aiuta proprio nelle forme bronchiali, è utile soprattutto nei bambini che sono nati prematuri. I bambini prematuri non hanno una quantità sufficiente di surfactante, quindi c'è la sostanza che fa lavorare e espandere al meglio i polmonari, e sono bambini che spesso poi nel tempo si portano dietro una debolezza, diciamo, una fragilità del sistema bronchiale, quindi Abies è sicuramente il loro rimedio, ed è anche il rimedio di quei bambini che sono cresciuti tanto, perché aiuta anche l'ossificazione, quindi quei bambini che durante l'estate partono e fanno le crescite importanti, è un rimedio che li aiuta e li protegge appunto dalle patologie invernali. Chiaro. E poi sempre dobbiamo... La prevenzione è sempre, perdoni, è sempre 20 giorni al mese, per 10 giorni di pausa, poi si riprende eventualmente cambiando rimedio, insomma quello che ci si consiglia con il proprio farmacista, naturalmente. Assolutamente. E poi bisogna anche tenere un po' sotto scacco, o per dire, un po' d'occhio anche l'intestino, giusto? L'intestino, sì, certo, perché l'intestino è il luogo dove si forma praticamente il nostro sistema immunitario, anche se dentro di noi è in realtà la parte più esposta all'esterno, perché per la sua superficie è una superficie importante. E quindi mantenerlo in equilibrio è sicuramente un fattore di salute, un fattore di prevenzione. Ci sono, quindi, usare sempre dei buoni fermenti lattici che siano vivi, che si riproducano nel nostro intestino, che abbiano una bella varietà. Se pensiamo che addirittura ci sono dei batteri, dei fermenti, sì, degli abitanti del nostro intestino che producono sostanze d'azione battericida, sappiamo l'importanza di
usare anche questo aspetto, diciamo, per migliorare le nostre difese contro le patologie invernali. Assolutamente. Anche qui non importa se prenderli tutti i giorni, quando si fanno 15 giorni al mese, mm-hmm. è più che sufficiente, ognuno sceglie il suo ritmo, i primi 15 giorni del mese, un giorno sì, un giorno no, bisogna cercarsi la modalità più semplice da seguire. Assolutamente. Dottoressa, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento anche per oggi. Insomma, preoccuparsi per le patologie invernali? No, non ancora, non è ancora il momento. Però, ecco, qualcosa possiamo già fare per mantenere alto il nostro... Da essere pronti nel momento in cui queste patologie compariranno in maniera in numerose, insomma, perché qualche cosa compare già, che abbiamo. Assolutamente. Dottoressa, io la ringrazio molto per essere stata con noi questa mattina a Buongiorno in Farmacia. Le auguro una buona giornata, buon lavoro e a risentirci presto. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie ancora quindi alla dottoressa Giulia Luglio della farmacia Sorace Maresca di Castelmaggiore, provincia di Bologna. Giustamente non dobbiamo già preoccuparci delle patologie invernali, però fare attenzione e attuare qualche piano di prevenzione sicuramente sì. E abbiamo visto che ci sono tanti consigli che ci ha dato la dottoressa Luglio, anche pratici, ma soprattutto che hanno a che fare con l'alimentazione, naturale. Con i vari frutti, i vari prodotti naturali che possono essere utili anche in questo periodo di passaggio dall'estate all'autunno, poi arriverà l'inverno, per prevenire le varie patologie da raffreddamento o l'influenza. Con questo chiudiamo il nostro Giro d'Italia in Farmacia.